La comunità di Biancavilla stamattina ha riabbracciato la Madonna Addolorata. L'uscita del simulacro alle 6 del mattino dalla chiesa Anime del Purgatorio per il tradizionale percorso cittadino, con soste di preghiera quest'anno sui sagrati delle chiese e non all'interno, a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus e per limitare gli assembramenti al chiuso. Unica eccezione nella chiesa del monastero Santa Chiara, dove il simulacro della Madonna Addolorata ha fatto il suo ingresso per l'omaggio musicale delle suore di clausura. Nel passaggio del simulacro non sono mancati luoghi di aggregazione giovanile, come il piccolo seminario sede dell'oratorio Don Pino Puglisi, della sofferenza con soste nei tre padiglioni dell'ospedale dedicato proprio alla Madonna Addolorata e l'omaggio musicale floreale degli ospiti dell'opera Cenacolo Cristo Re. Per la prima volta la Vergine è stata accolta anche sul sagrato della nuova chiesa Santissimo Salvatore. La processione ha anche raggiunto il Camposanto per un breve momento di preghiera per i defunti. Ritornando poi lungo via Vittorio Emanuele, giunti dinanzi al Palazzo Municipale, il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno ha reso omaggio alla Madonna Addolorata con dei fiori. A curare come ogni anno il culto e la processione, l'Arciconfraternita dei Bianchi. E oggi la Madonna ha voluto incontrare i suoi figli, ma nello stesso tempo i suoi figli hanno con tanto affetto e con tanta devozione incontrato la loro mamma. Una partecipazione straordinaria, si vede che da qualche anno a questa parte la pandemia, avendo creato un fermo nelle processioni esterne, in questa pietà popolare, ha sviluppato anche una voglia, tanta voglia di questa sequela verso questa mamma. Veramente Biancavilla oggi, le donne e gli uomini di Biancavilla, ma direi i tanti giovani di Biancavilla, hanno voluto omaggiare la Madonna Addolorata con tanto affetto, con tanta devozione, con tanta preghiera, con tanti canti, con tante lacrime. E Biancavilla sa rispondere, è una città mariana e dice sempre grazie alla Madonna Addolorata. A mezzogiorno è avvenuto il tradizionale incontro della Madonna Addolorata con il figlio inchiodato sul legno della croce, posto all'ingresso della Basilica Collegiata Santa Maria dell'Elemosina. Qui si è svolto un breve momento di preghiera guidato dal prevosto parroco Don Agrippino Salerno. Un bagno di folla da stamattina dalle 6, anzi potrei dire già la chiesa l'ho aperta molto presto, stamattina alle 5, e già c'erano persone desiderose di sostare in atteggiamento di preghiera. Veramente quest'anno, dopo il tempo della pandemia, abbiamo sperimentato il desiderio ardente di un popolo che desidera vivere la fede attraverso la tradizione, ed è stato veramente commovente vedere in queste serate quanta gente è venuta in chiesa. Le nostre chiese gremite non le vedevamo così da tanti anni, dal tempo della pandemia. L'augurio è che possiamo fare tesoro dell'esperienza vissuta per poter rinascere e poter riprendere l'ordinarietà con speranza e amore. Il simulacro della Madonna Addolorata ha fatto rientro poi nella chiesa Anime del Purgatorio, in attesa della partecipazione in serata alla processione dei Trimisteri, che rappresentano la passione e la morte di Gesù.